E questa è la stanza di un motociclista in viaggio. Quando entriamo noi negli appartamenti è come se ci fossero tipo da 3 persone a 10. Cioè, la gente ci deve volere molto bene. E nulla, adesso si parte e si va a vedere dove nasce il fiume Cetina, meglio Cetina perché questa è la pronuncia corretta. Poi andremo a Bihać a vedere la base militare e poi nulla. Proseguiremo verso nord fino ad arrivare a Delnice. Il meteo dovrebbe essere, senza dirlo troppo ad alta voce, buono. Qua ci sono le nostre moto, montini. Sono potuto parcheggiare, la mia faceva d'antifurto perché bisogna spostare la mia per prendersi le altre. E nulla ragazzi, adesso ci vestiamo e partiamo, ciao! Ebbene, dopo una mezza giornata senza poter riprendere perché mi si era staccata la GoPro dal casco, andremo verso la sorgente del fiume Cetina, vedremo il famoso occhio blu, poi da lì proseguiremo il giro verso la ex base militare a Bihać. Oggi il meteo, bah, non diciamo niente, va. Quello che vediamo sulla destra in fondo è il fiume Cetina, che si scrive Cetina, che è un fiume molto grande. Qui praticamente imbottigliano pure l'acqua. Ci stiamo avvicinando sempre di più, è una strada interna molto divertente. Poi questa costeggia il fiume, quindi tutte le strade che costeggiano laghi o fiume sono tra lo più curvose. Abbiamo appena girato a destra per andare dove c'è la sorgente del fiume Cetina. Non ho visto quanti chilometri mancavano, forse o 13 o 17. Sento un odore di benzina, ma la pompetta lì davanti l'ho fatta cambiare l'anno scorso, dovrebbe essere quello. È vero che ho appena fatto benzina da 30 km, magari c'è qualche micro perdita. Mucche. Gesina, hai visto? Una mucca la trovi sempre. Sono un po', questa magna di brutto, mamma mia. Un chilometro e mezzo, il navigatore mi dice che arriveremo alla sorgente del fiume. Ed eccoci arrivati. C'è una vista qui da vedere, qualcosa da vedere. Se ti affacci vedi un occhio blu e quella è la sorgente del fiume Cetina, da dove nasce. Allora c'era un giro, vabbè. Sì, vabbè, pegno, bisogna pagare il pegno qua, zio. Zio Beppe. Questo ragazzi, la prossima volta devo andare in giro da solo, perché poi mi fa pagare tutto, mi fa pagare. Devo farmi i fatti miei. Qui purtroppo, volendo andare a scoprire dove nascesse tutta quest'acqua, dove portasse, un sub si è buttato dentro e nulla, non si sa più nulla, si è disperso e niente, è morto dentro nei cunicoli, perché ci saranno sicuramente delle grotte sotterranee, per cui insomma è difficile anche poi avere l'orientamento giusto per poi emergere. Sono rimasti 3 indietro. Adesso giriamo qua a sinistra e tanto poi ci ricongiungiamo alla strada di prima. Ragazzi, c'ho la pompa della benzina che mi perde, mannaggia. Oggi è anche sabato, quindi adesso le c***o andiamo. Che c***o è? Figa! Avanti! Siamo andati a casa di qualcuno. Oh! Porca troia, no! Non venite! Infatti, non venite qua perché è strada chiusa. C***o! Sì! Sì! Vabbè, oh! C***o devo fare! Ah, figa. Ti conviene girarvi qua. Se scendete la giriamo a mano. Sì, faccio spazio. Sì. Ci sei? Sì. Cavalletto. Cazzo di navigatore di merda. Girala là e vieni giù di culo. E la giri di qua. Ie mogu. Mi mogu. Udole. Ah! Fala! Ci fa passare! Porca c***o! Una strada qui? Sì, una strada centrale. Torni più di qua te? Dovrei... sì sì, adesso... figa! Dietro o più avanti? Andate in fondo! Il tizio ci ha aperto la strada! Che siamo in altura, perché fa freddo. Vi siete divertiti a scannare? Eh? Io quel teleregno me lo faceva. Breve sosta, caffè, pipì, e siamo di nuovo in viaggio verso la ex base militare di Bihać. Ci mancano per completare il giro 216 km, sono le 12:20, la prossima sosta a pranzo e poi si riparte. Ed ecco che siamo ripartiti dopo la sosta pranzo, noi adesso dobbiamo andare a Bihać. Dammi un cazzo di adesivo giro. C***o, finalmente anni che vengo in Croazia, porca trota. Stiamo entrando. Oggi insieme. Piloto io che c'ho il casco, eh. Vado. La coda? Sento delle interferenze. Oh. Bella fratello, la roba. Una corda è andata. Oh santo cielo. Aspetta. No, 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 si è spelato. Io per quello che c'ho il casco. Rischiamo di bloccare. Allora, passo indietro. Vai. Io fa. Peppe! Eccolo! Eccolo! Preso dentro il casco, eh! Pazienza! L'unico che è andato col casco che lo so! Volevo essere diverso! Adesso guardo perché devo riposizionarmi! Aerodrome, bravo. Ok, fala. E dopo aver attaccato l'adesivo di Jim sull'aereo andiamo a vedere la pista di decollo dove uscivano gli aerei all'interno della montagna. Ed ecco qui la pista. Oprosti. Slicca. 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 Fala. Ci siamo tutti? Ci facciamo fare la foto. Mettiamoci tutti vicini. Occhio. Guardate, guardate la movimentazione per fare una foto. Guardate la movimentazione per fare una foto. Questi siamo tutti noi, tutte le moto. Questa è una pista... no, cos'è che è, Beppe? Questa è un vecchio aeroporto base militare bosniaco, croato più che altro qua, Siamo tutti qua, me compreso, nel frattempo sono arrivati camper, non camper. Raffa, allora com'è sta scannata? È andata all'imitatore, di più non va. E quindi? Quanto? 2,40. Quando spendi i soldi e te li limitano. Don't try this at home. Avrà questa qua finta qua. Ed ecco che abbiamo visto questa ex base militare nascosta dell'ex Jugoslavia. Adesso se il navigatore dice la strada giusta, dovremo spuntare alla fine di questa pista di rollaggio, di decollo, non so di cosa sia, sulla strada per poi rientrare nella struttura che ci ospiterà a Delnice. E te pareva? Ma porco diaz! È chiusa! Perché la traccia che ho fatto mi diceva che potevo andare di qua. E questi sono gli inconvenienti del Basecamp, che ti fa fare tutte le strade che tu vuoi fare, però alla fine non si possono fare. A few minutes later. Siamo sputati di nuovo qua, ma perché? Io poi... perché abbiamo sbagliato di... dall'aereo alla sinistra. Sì, e noi tornando dalla base dovevamo andare a sinistra. Esatto. Vabbè, io adesso ho messo Delnice. Delnice di là, all'aeroplano a sinistra, perché sei venuto di qua? Ho sbagliato, cioè mi ha fottuto il waypoint, capito? Avendo messo il waypoint mi faceva poi ritornare qua e non l'avevo calcolato. All'aereo ti fermi e ci pensiamo. Ok. Era qua? È giusto? Ok. Qua? Ci possiamo fermare qua? A sinistra, di qua. E il giro si conclude!